Ma posso... ci servono dei dati. I trafficanti hanno compreso questo nostro nuovo approccio, che non lascia più, come era in passato, l'imbarcazione nella disponibilità del trafficante, e quindi recuperano un bene di valore. Lo fanno quando non c'è una nave militare, ma quando c'è un rimorchiatore, una nave mercantile. Ci sono organizzazioni che abbiamo già più volte colpito in passato e credo che faremo presto anche in futuro, sono quelli che operano per favorire, naturalmente favorire non i familiari, gli amici, i parenti, ma a livello organizzato e per denaro, il transito verso il nord Europa, che è l'obiettivo principale dei migranti. Questo è quello che c'è qui da noi, ma non è collegato, per quello che a noi risulta, con la criminalità organizzata di tipo mafioso. Sì, deve cambiare assolutamente il meccanismo per il quale l'asilo, il riconoscimento dello status dipende dal luogo d'ingresso, perché questo implica una fortissima tensione all'arrivo, perché non si vogliono far identificare, e implica che molti cercano di fuggire e molti ci riescono, e quindi noi li identifichiamo con gravi rischi. Una piccola modifica di generosità da parte dei paesi europei consentirebbe, nel loro stesso interesse, di evitare di avere clandestini in casa, di avere persone ben identificate che non fuggono alla prima occasione.